Buongiorno, sì, io sono Paolo Dosi, sono candidato sindaco dopo un percorso molto positivo di primarie che ha condotto sei candidati a confrontarsi e ad arrivare ad un esito particolarmente positivo, non tanto per la mia individuazione come candidato, quanto perché è stato un percorso dal nostro punto di vista esemplare, che ha tenuto insieme una coalizione che ha tenuto unito un partito valorizzandolo e anzi intercettando un elettorato ancora più ampio di quello che ci si potesse aspettare. Solo per le primarie, in una domenica gelida che il segretario ricorda perché c'erano meno 13, si sono recati a votare il 10% dei potenziali elettori, una percentuale molto alta se rapportata a quanto accade solitamente altrove. Ma soprattutto il percorso delle primarie per noi ha costituito un banco di prova su una modalità di far politica che dovrebbe costituire la normalità. Ci si è confrontati sui contenuti, si è rilanciato tutti in positivo per cercare di individuare progetti, obiettivi, esiti che potessero essere positivi per la crescita della nostra comunità. Non solo non si è creata nessuna condizione perché si potesse prefigurare qualche lacerazione, ma si è consolidata un'idea di coalizione, si è consolidato un partito. Oggi il mio competitore, che faccio fatica a chiamare tale all'interno del partito, entrambi apparteniamo alla stessa amministrazione, lui vice sindaco, io assessore alla cultura, turismo e sport. Oggi lui è capolista della lista del PD e insieme stiamo facendo campagna elettorale. So che altrove non sempre questo è accaduto. Cerchiamo di salvaguardarlo, questo percorso, come esemplare perché credo che abbia aiutato anche molte persone a riconciliarsi con la politica. E credo che questo sia un obiettivo che noi ci dovremmo porre. A Piacenza, come in tutta Italia, il partito maggiore è quello dell'astensione, è quello della disillusione, è quello formato da persone che hanno nel corso degli anni fatto una scelta di allontanamento non solo dalla politica ma anche da un senso civile e civico della propria esistenza personale e collettiva. Il dovere oggi della politica, soprattutto a livello locale perché se ne hanno maggiormente le possibilità, è quello di riconciliare le persone con un senso civico che deve essere più diffuso. Oggi stiamo insieme, se stiamo uniti all'interno delle piccole comunità territoriali dove le persone sono riconoscibili e dove le politiche che vengono proposte sono politiche volte a costruire e a trovare dei legami piuttosto che a rimarcare delle divisioni. Il percorso delle primarie per noi è stato esemplare ed emblematico appunto in questo senso. Stiamo cercando di tenere lo stesso stile anche in questa campagna elettorale, dove inevitabilmente gli avversari sono avversari veri, in qualche caso anche un po' inevitabilmente incattiviti nel tentativo di recuperare spazi e terreni che sono andati perduti. L'obiettivo principale per noi è conservare quello che è stato conquistato in 10 anni di buon governo. Due amministrazioni del sindaco Roberto Reggi hanno portato Piacenza ad avere, credo, degli ottimi livelli, soprattutto di servizi alla persona, di servizi sociali, di servizi formativi. Sappiamo che il futuro sarà pesantissimo e non vogliamo compromettere le conquiste che sono state raggiunte. E per questo ci stiamo inventando di tutto per riuscire a trovare risorse, modalità che possono caratterizzare la crescita della nostra comunità senza compromettere i risultati raggiunti. Ci siamo dati uno slogan un po' sfacciato, volutamente provocatorio, gli anni migliori sono davanti a noi, nel senso che vogliamo lavorare per far sì che gli anni migliori siano davanti a noi nonostante tutto. E questa è una modalità, un obiettivo che vorremmo raggiungere cercando di utilizzare tutti gli strumenti possibili in termini di creatività, di ricerca di risorse a livello nazionale ed europeo, di forme di collaborazione fra tutte le forze del territorio, sindacali, imprenditoriali, le tante numerose associazioni a livello sociale, culturale e sportivo che nel corso degli anni hanno costruito la ricchezza della nostra comunità. Vogliamo vincere anche per non far fare brutta figura al nostro segretario perché la concittadinanza diciamo che mi creerebbe qualche No, sono imbarazzo, insomma. tranquillo già. Però insomma diciamo che c'è un elemento in più che gioca a favore. Grazie.